Ok ragazzi, siete un giornalista tendenzialmente filorusso che un paio di giorni fa ha scritto un articolo su quanto Zelensky e l'Ucraina siano ormai arrivati alla frutta, senza rinforzi, senza appoggi, odiati da tutti. E a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? In primo luogo, al Super Bowl di domenica prossima, qualcuno potrebbe trasmettere uno spot come questo. When America arms Ukraine, we get a lot for a little. Se l'America continuasse ad armare l'Ucraina, noi otterremmo molto spendendo poco. Putin is an enemy of America. Putin è un nemico dell'America. We've used 5% of our defense budget to arm Ukraine. Noi abbiamo usato il 5% del nostro budget per armare l'Ucraina. And with it, they've destroyed 50% of Putin's army. E così facendo abbiamo distrutto il 50% dell'esercito di Putin. Wink wink. We've done all this by sending weapons from storage, not our troops. E abbiamo fatto tutto questo inviando le munizioni che marcivano nei nostri magazzini, non le nostre truppe. The more Ukraine weakens Russia, the more it also weakens Russia's closest ally, China. E più gli ucraini indeboliscono la Russia, più si indebolisce anche l'alleato della Russia, la Cina. America needs to stand strong against our enemies. That's why Republicans in Congress must continue to support Ukraine. Noi dobbiamo avere la mano ferma contro i nemici dell'America e questo è il motivo per cui dobbiamo continuare a supportare l'Ucraina. Repubblicani per l'Ucraina, pagati per difendere la democrazia, insieme! Ebbene sì, esistono ancora due tipi di repubblicani. Ci sono quelli che sono affezionati a questo tipo di presidente e altri che invece si ricordano ancora e preferiscono naturalmente quest'altro presidente. E coloro che preferiscono quest'altro presidente hanno responsabilmente creato un comitato chiamato Repubblicani per l'Ucraina. E questo comitato non solo ha lo scopo di sensibilizzare sul conflitto in corso e sull'importanza di sostenere l'Ucraina per combattere le forze del male, ma soprattutto pone sotto scrutinio i senatori repubblicani. Infatti, a differenza di quanto purtroppo abbastanza spesso facciamo noi in Italia, che facciamo più o meno letteralmente il tifo per un partito o per un deputato in particolare, i membri del Comitato Repubblicani per l'Ucraina analizzano il comportamento di ogni singolo senatore repubblicano e danno un voto di conseguenza. I senatori che sono assenti, disinteressati o peggio ancora votano contro il supporto americano per l'Ucraina ottengono voti decisamente bassi, mentre naturalmente i senatori più propositivi ottengono dei voti alti. E verosimilmente alle prossime elezioni i membri del comitato faranno tutto quello che possono per appoggiarli e fare in modo che vengano rieletti. E questa, dal mio personale modesto punto di vista, è un'idea che dovremmo applicare anche nella nostra nazione all'interno di ogni singolo partito. E per soddisfare una vostra curiosità, sembrerebbe che negli Stati Uniti meridionali, quelli dove regna la bandiera del generale Lee, i senatori tendano a essere contrari o completamente disinteressati a supportare l'Ucraina, mentre in tutti gli altri stati, Florida compresa, i senatori si rimboccano le maniche per fare in modo che gli ucraini possano avere i fondi di magazzino americani risalenti agli anni 90 e prendere a calci i russi. Ora, lo so che è difficile da credere, ma l'esercito ucraino sta ottenendo dei buoni risultati nel degradare le difese, gli equipaggiamenti e i mezzi russi. E lo sappiamo non solo perché qualche operatore di Open Intelligence passa le sue giornate a fotografare le carcasse dei mezzi russi, ma lo sappiamo perché dal fronte iniziamo a recuperare dei mezzi russi piuttosto particolari
e decisamente anomali per un esercito che è perfettamente in grado di sfornare 1.000 carri armati al giorno. Circa una settimana fa abbiamo tutti visto un'immagine del genere e gli stessi soldati ucraini che hanno recuperato questo mezzo si sono chiesti che cosa fosse. La base è chiaramente quella di un carro armato, ma la torretta è assolutamente sproporzionata, fuori misura. Non si è mai vista una cosa simile su un veicolo terrestre. È chiaro che questo tipo di armamento è stato concepito per un mezzo decisamente più grande. E questo mezzo non può essere che una nave. Eccolo qui. Vi presento l'A-22 Ogon, lanciarazzi che di solito viene montato sui mezzi da sbarco pesanti, con il compito di fornire fuoco di copertura alle truppe. E questi strani carri armati non sono pezzi unici. Guardate per esempio questa immagine. Il lanciarazzi sul retro di questo camion è palesemente impressionante. E lo è perché anche lui è stato preso in prestito da un cantiere navale, e più precisamente un RBU 6000 risalente al 1961, il cui compito era, e verosimilmente ancora, quello di lanciare bombe di profondità. Evidentemente i russi l'hanno recuperato e sono riusciti a convertirlo in lanciarazzi. Ora comprenderete perfettamente anche voi che se realmente i russi fossero in grado di sfornare centinaia e centinaia di carri armati al giorno, come afferma Di Battista e conferma il professor Orsini, non vedremmo al fronte accrocchi di questo genere. Questo tipo di mostro lo costruisci solo ed esclusivamente quando non sei in condizione di produrre carri armati o altri tipi di unità normali, oppure in alternativa quando non hai abbastanza munizioni per caricare il tuo carro armato e sei costretto a riciclare armamenti di tipo diverso, modificando peraltro la struttura stessa del mezzo. E ripeto, questo può essere causato solo ed esclusivamente dalla carenza di pezzi di ricambio piuttosto che di munizionamento adeguato. Nessuno utilizzerebbe questo tipo di armi al di fuori di uno scontro navale, perché naturalmente i mezzi non sono stabili, le armi utilizzate non sono pensate per fare quello che i russi fanno fare e naturalmente se ci fossero munizioni e armi a sufficienza monteresti le torrette standard. Quindi effettivamente i russi hanno un problema di produzione, la situazione non è rosea come ce la descrivono i propagandisti. Ma a parte questo tipo di problemi, se volete continuare a sorridere, potremmo parlare del caso del colonnello che è stato arrestato all'inizio dell'anno per aver trafugato e rivenduto, non si capisce bene a chi, sette motori di T-90. E i motori dei T-90 sono queste bestie qui, non ci entrano nel cofano della Fiat Uno Turbo di vostro cugino. Che cosa se ne sarà mai fatto quest'uomo di sette motori di un carro armato? In realtà gli investigatori hanno scoperto che di quei sette motori non se ne è fatto granché, perché in realtà questo colonnello di motori ne avrebbe rubati almeno 21. Stiamo parlando del caso del colonnello Alexander Denisov che è stato arrestato in aprile e che era il responsabile di un centro di manutenzione per mezzi corazzati nel comando operazioni meridionali. Già solo parlando dei primi sette motori, Denisov si era portato a casa quasi 21 milioni di rubli, 20 e mezzo, i quali sono equivalenti alla somma di circa 250.000 euro o dollari o giù di lì. E solo dopo il suo arresto gli investigatori si sono accorti che all'appello mancavano altri 14 motori.
Non tutti da T90, la metà di questi apparteneva a dei T72 per intenderci, dei carri armati un pochino più vecchiotti, e l'altra metà invece apparteneva proprio ai BMP, cioè erano motori unificati in uso in tutti i veicoli blindati più leggeri. Gli investigatori non sono riusciti a capire dove però questi 21 motori dovrebbero essere finiti. Secondo alcuni sono stati venduti al mercato nero agli ucraini, i quali al momento attuale stanno usando almeno 21 unità con motori rubati, o in alternativa questi motori potrebbero non essere mai esistiti e Denisov avrebbe firmato per la loro consegna nonostante questa non fosse mai avvenuta. Allo scopo ovviamente di far preparare al produttore delle fatture false e intascarsi la differenza. E infine parliamo del terzo problema che affligge l'esercito russo in questi giorni e che rovina quella disciplina da bippette occidentali chiamata logistica. Non per vantarmi, ma sono stato fra i primi a segnalare questa problematica ormai oltre un anno fa sul mio primo canale. Parliamo della tragedia inerente agli pneumatici che i russi, gli ufficiali russi, si ostinano a comprare dalla Cina e che si ostinano a montare sui loro veicoli. Vuoi per risparmiare, vuoi per farci la cresta, vuoi perché non ci sono valide alternative, è un dato di fatto che moltissimi alti ufficiali russi che operano nel settore della manutenzione dei mezzi acquistano gli pneumatici per i loro Kamaz direttamente dalla Cina. Il problema sta nel fatto che questi pneumatici non sono omologati per uso militare, sono stati predisposti e concepiti per uso civile, con macchine decisamente più leggere rispetto a quelle in uso ai russi, motivo per cui normalmente questi pneumatici non hanno vita lunga. E se lo scoppio di un pneumatico o il taglio di un pneumatico è una vera e propria scocciatura in tempo di pace su una strada trafficata, immaginatevi quali sono le conseguenze di trovarsi con diversi camion completamente fuori uso perché scoppiano gli pneumatici e non puoi neanche sostituirli. Perdere o avere un camion immobilizzato mentre ti stai recando a portare vettovagliamenti o munizioni ai tuoi soldati è un vero e proprio disastro, anche perché gli ucraini ci stanno dando dentro con la distruzione delle infrastrutture russe. E come sapete i russi sono costretti a spostare i propri depositi di munizioni sempre più indietro, solo che tra poco se li spostano ancora più indietro finiranno direttamente in mezzo al mare. E utilizzare i camion diventa sempre più rischioso e pericoloso perché per l'appunto i tragitti sono più lunghi, gli pneumatici sono quelli che sono, la manutenzione pure, il rischio di essere centrati lì. E i miei blogger ingenuamente segnalano tutto questo. Quindi certamente la guerra sarà ancora lunga, i russi potranno anche avere modo di dire la loro nel prossimo futuro, ma al momento attuale non è che si trovino a navigare in acque tranquille, in tutti i sensi. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video e il mio canale, ricordatevi di iscrivervi, di attivare la campanella, di condividere i video che trovate interessanti mandando i link agli amici e di lasciare il canonico mi piace. Per voi si tratta solo di pochi click, ma per il canale contano davvero tanto. E a proposito, se non farete tutto questo in un futuro alternativo, remoto e improbabile, potreste ritrovarvi ad avere come meccanico un ex wagnerita che curava la manutenzione dei carri armati per l'esercito russo. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.